come promesso, facciamo un piccolo test della bici elettrica. Almeno da fare un filmatino, così vedete come funziona. E niente. Boh. Facciamo una specie di bici camera car, ok? Siamo in bicicletta, su nella zona pedonale, artigianale, dove sono io che abito. E così facciamo un piccolo giretto e vi faccio vedere come va questa bici. Allora, come vedete adesso qua è impostato, vedete la potenza massima e l'assistenza massima, in modo da farlo vedere, perché fino alla terza posizione l'assistenza è minima e funziona in questa maniera qua. Praticamente come si pedala, da un colpo di pedale, vedete, comincia a andare e spinge subito. Come do due colpi di pedale e le spinge. Aia. Fin troppo forte. Fin troppo forte. Adesso lo metto meno. Spinge fin troppo. Così invece spinge molto meno, a parte siamo leggermente in leggera discesa, e niente, se uno poi vuole può utilizzare l'acceleratore per poter andare senza pedalare, anche se non è regolare per l'uso stradale, però se io spremo qui la bici prende velocità. E arriva fino a 25 all'ora, 26, una cosa così. È leggermente più abbondante la velocità rispetto alla velocità codice, ma si parla di pochi chilometri di differenza. E niente. Come comodità di guida questo sistema è valido, nel senso che rispetto al sistema con movimento centrale parte più lentamente, però quando va praticamente spinge più o meno nella stessa maniera. Se io metto in terza, anzi in quarta, così, come do un colpo di pedale, devo tenere il telefono, come do un colpo di pedale e comincia a spingere, sentite? Praticamente è sensibile a un colpo e mezzo di pedale, devi fare un giro e mezzo, come il magnete sente la circolazione spinge. E poi uno deve cominciare a pedalare senza sforzo, la bici va. Fino a 25 all'ora praticamente spinge senza problemi. Poi dipende dal tipo di rapporto che uno mette. Per esempio io da questa bicicletta qua come rapporto c'ha 21 rapporti, 3 rapporti davanti e 7 dietro, in base a cosa metti aumenti e diminuisci l'agilità. Se uno non deve fare salite, cose strane, praticamente il cambio non lo usi mai. Ecco, il vantaggio di questo tipo di bicicletta fatta così è che se si scarica la batteria praticamente tu vai lo stesso, perché fai molta meno fatica rispetto
la bicicletta con il movimento centrale col motore. Qui quando giri è quasi come usare una bicicletta normale, anche perché il cambio rimane uguale, rimane tutto uguale. Torniamo all'ovile. Se io metto l'acceleratore, vedete, e lo sto pedalando. Ovviamente quando io freno i sensori staccano immediatamente il motore, è un fatto di sicurezza, perché comunque se non si staccasse il motore sarebbe sempre la spinta del medesimo e diventa pericolosa comunque la bici, mentre invece col sensore di coppia che dà la potenza in base alla pedalata, è una pedalata più, non dico naturale, ma è più progressiva. Invece qua tu hai una pedalata che poi si alleggerisce di colpo perché senti spingere il motore, e tu quando pedali influisci molto meno sulla bicicletta. Però dipende sempre anche dal tipo di strada, eccetera. Se sei in pianura comunque sembra di pedalare in maniera quasi normale. Se esageri con l'assistenza, naturalmente questa diventa come un motorino praticamente, né più né meno. Invece di avere il motore elettrico, c'è il motore a benzina, c'è il motore elettrico. Allora, il video è molto artigianale, lo tenevo il telefonino con la mano, quindi non è che ho potuto fare chissà cosa, e spero che si capisca il tipo di guida che si ha su questa bicicletta. E calcolate che questa alla base è una bicicletta normale e ci ho messo il kit per poter elettrificare la bici. Il sistema è dotato, appunto, come ho detto, dell'acceleratore, che può essere disattivato in modo da essere in regola con la circolazione stradale. E poi c'è anche da dire una cosa, che l'acceleratore in uso stradale, adesso indipendentemente dalle leggi, io lo ritengo abbastanza inutile, anche perché comunque è più facile regolare la bici pedalando, è molto più sicuro, perché riesci a gestirla meglio. Mentre con l'acceleratore rimane tutto un po' scollegato rispetto alla guida della bici e non è proprio il massimo, ecco. Per il resto, comunque, il vuoto di questo kit, fatto salvo difetti dell'ultima ora, è un bel 8,5, senza problemi. Come autonomia presumo che siamo sui 70-80 km, anche arrivi a sfiorare i 100 km sfruttando meno l'assistenza, mentre in assistenza completa sarai sui 60 km. Poi anche qua dipende sempre quanto uno accelera, quanto uno pedala, che strada fai, eccetera. In linea di massima il sistema ha con la ruota motorizzata consuma un po' di più rispetto al sistema col movimento centrale elettrico, però per un uso cittadino prettamente asfalto fa più che bene. Alla prossima, ciao!